E ora ce ne andiamo nello spazio, lo facciamo con Martina Fragale, direttore responsabile di buonanotizie.it, docente dell'Associazione Nazionale di Giornalismo Costruttivo, che saluto. Buongiorno, benvenuta. Ciao Gloria, ho sempre desiderato fare l'astronauta, quindi l'incipit mi piace molto. Ecco spiegato il motivo del nostro approfondimento oggi su quella che viene chiamata la space economy, ma anche sulle sfide ambientali che poi questa nuova frontiera può comportare. Intanto Martina, partiamo spiegando che cos'è la space economy. Allora, space economy come termine significa economia dello spazio. Per capire che cosa è oggi e in che senso è diversa dalla fase precedente, facciamo un piccolo flashback e andiamo a quella che è stata la prima fase dell'era delle, diciamo, esplorazioni spaziali e della prima space economy che questo ha generato. L'era delle esplorazioni spaziali è iniziata, come tutti sanno, nel 57 con il lancio dello Sputnik da parte dell'Unione Sovietica e poi ha avuto come altro macro evento l'allunaggio di qualche anno dopo del 69. Ma tra questi due eventi poi ce ne sono stati anche altri, perché in realtà oltre a URSS e USA sono entrati in gioco anche altri attori, tra cui per esempio l'Italia, che in realtà, e lo si dice poco, è stato mi pare il terzo attore a entrare sullo scenario spaziale nel 64 con il lancio del satellite San Marco 1. Già 2 anni prima erano nati i prodromi di quella che poi sarebbe stata l'Agenzia Spaziale Europea, con la formazione nel 62 della ELDO, che appunto nel 73 poi sarebbe diventata la European Space Agency, cioè l'Agenzia Spaziale Europea. Ora, qual è stata la caratteristica di questa prima fase dell'era spaziale? Beh, l'importanza del carattere di esplorazione. Era la prima volta che andavamo in uno spazio sconosciuto e che avevamo sempre sognato. Poi il fatto che lo spazio si sia trasformato in epoca di guerra fredda, nel cavallo di battaglia su cui trasferire le dinamiche geopolitiche, più urgenti, all'epoca. Quindi, questo per quanto riguarda l'era spaziale precedente. Perché oggi quindi si parla di New Space Economy? Perché siamo entrati in un'era diversa, con delle caratteristiche diverse. Tra queste ne nomino sostanzialmente tre. Prima di tutto il ruolo che hanno le nuove tecnologie. Lo sviluppo esponenziale delle nuove tecnologie negli ultimi anni ha ovviamente generato tutta una serie di opportunità e ha fatto esplodere o lievitare comunque quelle che erano le attività spaziali. Secondo elemento importantissimo e fortemente distintivo della New Space Economy, l'ingresso in scena dei privati. Ce ne sono tanti, ce ne saranno sempre di più, però nomino quelli che conosciamo un po' tutti e che sono i macro privati, Elon Musk con SpaceX, quindi il lancio di grossi satelliti con propositi di volo umano. C'è poi Jeff Bezos di Amazon con Blue Origin, quindi lancio di grandi razzi sempre con propositi poi nel tempo di volo umano, e Richard Branson, che potremmo definire con la sua Virgin Galactic, come diciamo il profeta di quello che potrebbe diventare in futuro il turismo spaziale. Quindi, secondo elemento distintivo, l'ingresso in scena di privati. Il terzo elemento distintivo è proprio il ramo economico ed è per questo che parliamo oggi di New Space Economy. E quindi concretamente, Martina, in che senso le attività che si fanno nello spazio possono generare economia? Allora, innanzitutto perché, come dicevamo, le attività nello spazio oggi sono molte di più rispetto a prima, quindi c'era un'economia generata dalle attività nello spazio anche nella prima fase, ma oggi ovviamente questa economia è molto più, consistente. L'impatto economico di questa seconda fase dell'era delle esplorazioni spaziali, viene sempre grosso modo diviso in 3 grandi segmenti. Il primo è quello delle attività upstream, cioè diciamo delle attività che si svolgono direttamente nello spazio, quindi la costruzione di satelliti, di componenti per velivoli spaziali, eccetera, eccetera.
Il secondo segmento è quello delle attività midstream, cioè quelle attività che fanno capo alla costruzione di infrastrutture per raggiungere lo spazio. Per esempio, le attività che servono per costruire piattaforme di lancio, ma non solo. Il segmento principale, però, è il terzo segmento, cioè quello delle attività downstream, cioè le attività, tutte quelle attività generate dall'elaborazione dei dati che ci arrivano dai satelliti e che vanno a nutrire diversi rami delle attività umane e anche economiche. Ne nomino alcune che hanno peraltro anche un forte impatto ambientale, in buona parte in positivo, ma vedremo dopo, non solo. Poi oggi comunque è uscito un articolo su Buone Notizie di Roberta Nutricati che affronta e approfondisce molto bene l'argomento. Tra queste attività però possiamo nominare senz'altro i servizi di telecomunicazioni, elaborazione di dati in questo senso, i servizi meteo, i servizi di monitoraggio ambientale, e questo nel quadro della crisi climatica ovviamente ha un ruolo davvero, davvero molto forte, davvero fondamentale, perché dallo spazio ci arrivano dati per esempio per capire come procede la deforestazione, come procede la desertificazione e anche poi che cosa possiamo fare per cercare di contrastare questi problemi. Servizi volti a nutrire di dati l'agricoltura di precisione, servizi di controllo del traffico aereo e automobilistico con ovviamente le ovvie ricadute ambientali, servizi di prevenzione e di gestione delle emergenze. Ora, tutti questi servizi che derivano appunto dalle elaborazioni di dati che arrivano dallo spazio generano ovviamente degli introiti. Attualmente in Europa all'anno queste attività generano in genere 370 miliardi, miliardi di euro, quindi in questo senso possiamo veramente parlare di economia spaziale. E l'Italia che ruolo ha in questa nuova economia spaziale? Allora, come abbiamo visto all'inizio, noi già da subito in realtà non ci siamo messi soltanto a guardare, ma siamo già entrati in scena, però sicuramente oggi abbiamo un ruolo ancora più forte rispetto a quello che è stato il nostro ruolo ieri. Tra gli 88 paesi che investono nel settore, l'Italia è uno dei 9, quindi tutto sommato dei pochi, che è dotato di un'agenzia spaziale con più di 1 miliardo di budget. L'Italia inoltre destina anche alcune risorse abbastanza consistenti del PNRR all'economia spaziale. Siamo il terzo contributore della European Space Agency, ma soprattutto siamo tra i pochissimi paesi che hanno sviluppato una vera e propria filiera di attività che declinano l'economia spaziale in tutta appunto una serie di rami dell'economia che vanno anche a nutrire il paese. Giusto per dare due dati, nel settore, quindi diciamo direttamente nello spazio, per nutrire le attività dirette nello spazio, operano 200 aziende italiane con un fatturato di 2 miliardi di euro. Per l'80% si tratta peraltro di piccole e medie imprese dedicate alla manifattura di precisione, ma di fatto queste aziende poi vanno ad alimentare una filiera di altre 4.000 aziende che danno lavoro a circa 200.000 persone. Quindi sicuramente abbiamo un ruolo non da poco. Ma c'è anche, come dire, un rovescio della medaglia, qualcosa a cui dovremmo stare attenti, oppure le notizie che sono legate a questo sviluppo di questa nuova economia sono soltanto buone notizie? Il rovescio della medaglia c'è sempre e ovviamente c'è anche in questo caso. Io direi, per semplificare a livello generale, che possiamo dire che dobbiamo fare attenzione a non vedere lo spazio come un altrove in cui trasferire tutte quelle logiche, tutte quelle forme mentis, tutti quei rami del modus operandi che sulla Terra hanno generato dei mostri e che ci hanno messi nella situazione in cui siamo adesso per quanto riguarda per esempio i cambiamenti climatici, sfruttamento delle risorse, eccetera, eccetera. Andando un po' più nello specifico
rispetto a questo, uno dei problemi generati all'economia spaziale è il problema dei rifiuti spaziali. Ci sono tantissimi rifiuti intorno alla Luna e ci sono tantissimi rifiuti intorno alla Terra. Secondo Space for USA, nel 2021 intorno alla Terra ruotavano 19.000 detriti identificati. Questo vuol dire che i rifiuti non identificati potrebbero essere centinaia di milioni. Stiamo parlando di frammenti di satelliti, frammenti di razzi, frammenti di sonde e di risultati di test di armi antisatellitari. Quindi sicuramente c'è un grosso problema dei rifiuti che si potrebbe implementare. Ci sono anche le soluzioni che si stanno formando, come degli servizi di in-orbit servicing, però di fatto le soluzioni nascono perché c'è un problema. Secondo problema, generato dal fatto che lo spazio non è un doppio della Terra, stiamo pensando all'estrazione di terre rare, quindi quegli elementi che vanno a nutrire molti rami delle tecnologie verdi, estrazione di terre rare dagli asteroidi, ma gli asteroidi vengono dallo spazio. Potrebbero quindi questi elementi che arrivano sulla Terra contenere anche microbatteri, amebe che sulla Terra non esistono, che potrebbero ovviamente generare dei problemi. Quindi anche su questo bisognerà poi generare delle soluzioni. In generale io credo che dovremmo stare molto attenti a non vedere lo spazio come l'ennesimo ambito di colonizzazione portata avanti con le logiche umane con cui abbiamo portato avanti fino ad oggi tutte le colonizzazioni. E concludo con un'immagine cinematografica, quella di un film, tratta da un film che forse abbiamo visto tutti, Don't Look Up, con Meryl Streep e Leonardo DiCaprio. L'ultima immagine in cui una navicella spaziale con il peggio del peggio della Terra, tra cui la Presidente degli Stati Uniti, Meryl Streep in quel caso, arrivano su un nuovo pianeta, portando esattamente su quel pianeta tutto quello che non ha funzionato sulla Terra. Ecco, non dovremmo arrivare a questo. Hai perfettamente ragione, non dovremmo arrivare a questo e cercheremo insomma comunque di tenere anche alta l'attenzione per quanto riguarda questo argomento. Grazie a Martina Fragale intanto di essere stata con noi oggi, come sempre se volete approfondire buonenotizie.it. Grazie. Grazie a voi, buona giornata. E noi ci prendiamo una pausa, torniamo tra pochissimo.